Buongiorno, benvenuti in questa seconda giornata del Forum PA. L'appuntamento di questa mattina è realizzato in collaborazione con Agid. Parliamo di domicilio digitale e Trusted Services. Sappiamo che il domicilio digitale è uno strumento importante di semplificazione tra eh, cittadini, imprese ed enti pubblici. Eh, il decreto 76 del 2020 ha reso obbligatoria la comunicazione. Del domicilio digitale da parte di eh, imprese e professionisti, oggi ragioniamo sull'attuazione, quindi sulla fase di attuazione e allargamento ad una platea più ampia. Sappiamo che eh, interviene il decreto in un momento di difficoltà, quindi di crisi pandemica, e in un momento in cui il, si è evoluta da una parte la richiesta di servizi digitali dei cittadini, dall'altra gli enti pubblici si sono attrezzati in maniera ancora più forte per erogare servizi digitali. Parliamo quindi anche, parleremo oggi della fase di attuazione del regolamento EIDAS nel contesto nazionale ed europeo. Do eh, il benvenuto a Francesco Tortorelli, direttore responsabile Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza di Agid, che co coordinerà l'incontro di oggi. Uh, intervengono Claudio Petrucci, responsabile gestione servizi infrastrutturali di Agid, Danilo Cattaneo, amministratore delegato InfoCert S.p.A., Riccardo Genghini, studio Genghini Associati, Andrea Sassetti, amministratore delegato di Arubapec. Buongiorno. Buongiorno, grazie Massimiliano. Eh, diciamo, buongiorno a tutti. Eh, diciamo, io ho... L'onore di gestire questo, questo convegno, i temi li ha introdotti Massimiliano. Io non prendo altro tempo, dirò solo in dieci secondi come organizzato. Ci sarà un primo giro in cui i relatori illustreranno, diciamo, dal loro punto di vista, le tematiche del convegno, dopodiché ci sarà un giro di domande e se ne arriva qualcuna dal pubblico, compatibilmente con i tempi diciamo, a disposizione, cercheremo anche di gestirla. Allora, io, Produrrei quindi eh, lasciare la parola a Claudio Petrucci per il suo primo intervento su domicilio digitale. Prego Claudio ok buongiorno, eh, buongiorno a tutti, sono Claudio Petrucci, eh, Agid, fin eh, dal 2001. Eh, ho, in questi anni ho seguito la posta elettronica certificata fin dall'origine in tutti i suoi dettagli e attualmente sono responsabile per la gestione dei servizi infrastrutturali all'interno dei quali sono inseriti sia l'IPA che l'INAD, di cui poi farò menzione eh, più avanti. La fin Finalità del mio intervento è eh, quella di fare una panoramica sul domicilio digitale, di dare una eh, indicazione circa lo stato dell'arte dell'implementazione del domicilio digitale e di fare un rapido cenno sugli strumenti associati all'utilizzo del domicilio digitale. Allora, innanzitutto, il domicilio digitale non è un prodotto, bensì è un servizio che è regolato da norme, norme nazionali, nello specifico, stiamo parlando del. del CAD. Eh, il CAD, il codice amministrazione digitale, con eh, sei articoli eh, di fatto tratta tutto tondo gli aspetti relativi al domicilio digitale. Quindi offre la definizione, tratta degli effetti legati all'utilizzo del domicilio, definisce gli ambiti nei quali è collocato il domicilio digitale e gli obblighi e le possibilità che derivano dal, eh, dal domicilio digitale. Allora partiamo sicuramente dalla definizione che è, è presente l'articolo 1,1 lettera NTR del, eh, del CAD. Eh, definizione che recita così: il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di PEC o in alternativa presso un servizio di recapito certificato qualificato conforme al eh, regolamento eIDAS e che deve essere usato per eh, le comunicazioni per tutte le comunicazioni elettroniche che hanno valore legale. Gli effetti dell'utilizzo del domicilio digitale eh, sono dalla norma equiparati agli effetti prodotti dalla, ehm, dalla raccomandata con ricevuta di ritorno e dalle notifiche effettuate per posta. Il domicilio digitale quindi è un'informazione, un è un dato che deve essere pubblico e deve essere reperibile per eh, il suo utilizzo. Quindi eh, esistono attualmente la norma è eh, sempre il caso con gli articoli 6 bis 7 e 6 quater tre distinti ambiti tre distinti ehm, elenchi pubblici destinati a categorie ben definite allora andiamo in ordine il primo eh, il primo elenco pubblico l'INIPEC istituito con l'articolo 6 bis di fatto è destinato ad accogliere i domicili digitali che obbligatoriamente i professionisti e eh, iscritti in albi e ordini professionali, o eh, presenti in elenchi pubblici gestiti dallo Stato, e tutti i soggetti di diritto privato presenti all'interno del registro di imprese sono tenuti ad eleggere. E eh, a pubblicare per il tramite di questo registro pubblico il secondo, eh, il secondo ambito è, è individuato da eh, un elenco pubblico eletto, eh, istituito con l'articolo 6 ter del CAD e, eh, elenco pubblico denominato indice, delle, eh, indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione di gestori di pubblico servizio altrimenti già noto come IPA. Il, eh, in questo eh, in quest elenco la pubblica amministrazione e i gestori di pubblico servizio sono tenuti per norma analogamente a prima, ad eleggere un domicilio digitale e a pubblicarlo in questo eh, in quest elenco. Il terzo e ultimo ambito è quello eh, denomina, istituito dal eh, sequater del CAD, eh, denominato INAD, e che di fatto accoglierà i domicili digitali del cittadino e i eh, domicili digitali dei professionisti e dei soggetti di diritto privato che non eh, sono presenti all'interno

allora, eh, finora eh, ho evidenziato obblighi in termini di eh, elezione del domicilio digitale che sono riconducibili ai primi due elenchi, quindi a INIPEC e, e, e IPA. Per quanto eh, riguarda invece obblighi derivanti dall'utilizzo del domicilio digitale, la norma eh, pone in capo alla pubblica amministrazione l'obbligo di dover utilizzare il domicilio digitale del cittadino Presente in INAT qualora questi lo abbia eletto e qui si aggancia la possibilità. In effetti la norma offre la possibilità al cittadino di eleggere un domicilio digitale, non l'obbligo. Ok, adesso andiamo a definire lo stato dell'arte dell'implementazione di, eh, di questi elenchi pubblici. Il, eh, I primi due, Inipec e Ipa, sono eh, realtà assolutamente consolidate, sono eh, operative da eh, alcuni anni e offrono il loro eh, servizio a tutti coloro i quali abbiano interesse a reperire i domicili digitali dei soggetti a cui fanno riferimento questi eh, elenchi. Il terzo, l'INAD, eh, avrete notato che prima usato il futuro, conterrà i, i, gli indirizzi perché è un, eh, sebbene istituito con eh, l'articolo 6.4 del CAD, ancora non, è, non, è, non ha completato l'iter eh, che eh, porta appunto alla disponibilità dell'elenco pubblico. Siamo in una fase... Allora, eh, c'è stata la norma istitutiva, eh, Agid ha eh, redatto le linee... Guida relative al, eh, al questo elenco pubblico eh, per consolidare le linee guida mancano ancora due step che sono relativi all'espressione del parere da parte del garante della privacy e alle eventuali osservazioni che potrebbero derivare dall'Unione Europea. Completati questi due task, il, ehm, le linee guida si, si, si sono consolidate a tutti gli effetti e quindi costituiranno l'input ehm, per lo step Successivo e finale, che è quello del progetto esecutivo, che quindi produrrà come risultato il sistema informativo destinato a ospitare gli, eh, i domicili digitali del, dei soggetti individuati dalla norma e quindi a renderli disponibili. Ok. A questo punto io eh, voglio fare un rapido cenno per quanto riguarda gli strumenti associati al domicilio digitale. Gli strumenti sono già completamente definiti all'interno del eh, della, scusate il gioco di parole della definizione di domicilio digitale, in quanto si parla eh, di eh, indirizzo elettronico eletto presso un eh, servizio di PEC, della PEC diciamo. Eh, Possiamo dire abbastanza possiamo limitarci nel trattarla, poiché è una realtà che oramai è in piedi ed è consolidata da molti anni. Il eh, due numeri, tanto per eh, eh, dare una dimensione e far percepire che cos'è oggi la PEC. Nel 2020 ci sono eh, circa 12 milioni di utenti, siano esse persone fisiche, siano esse applicazioni, che hanno, fatto, hanno prodotto circa 2,5 miliardi di messaggi. È evidente come questa eh, queste cifre eh, rendano chiaro quanto la PEC sia attualmente incardinata in sia processi di varia fatta sia processi amministrativi. Mm. Eh, allora, il secondo strumento individuato dal eh, dalla definizione di domicilio digitale <coughs> fa riferimento al regolamento EIDAS, che è il secondo ambito normativo, questo di carattere europeo che insiste sul concetto di eh, domicilio digitale. Allora, eh, l'Unione con eh, gli articoli 43 e 44 del, eh, del regolamento EIDAS mh, viene affrontato il tema dei servizi di recapito certificato. Allora l'Unione Europea dopo l'emanazione del regolamento EIDAS ha attivato l'organo competente per esempio per l'Unione Europea ETSI eh, preposto alla normazione e alla definizione di standard tecnici che appunto ha eh, prodotto un set di standard che eh, definiscono due eh, distinti modelli di funzionamento, tutte e due conformi al, eh, al regolamento EIDAS evidentemente. I due modelli di funzionamento si distinguono in relazione agli standard eh, di eh, comunicazione che vengono adottati. Il primo eh, fa riferimento allo standard della posta elettronica il secondo no, eh, si riferisce ad ulteriori standard tipo HTTP. Allora, l'Italia, ha eh, completato il, eh, la parte diciamo di standard di. Claudio, scusa, se puoi, se puoi non sintetizzare. Ho, non, grazie. Ho il, non ho il, il cronometro, quindi sto andando. Ok. Eh, allora, abbiamo scelto come Italia di andare verso il sistema REM, in quanto è più prossimo alla posta elettronica certificata. Quindi, questo per salvaguardare. Tutto quel patrimonio informativo descritto dai due numeri precedentemente citati. Allora, Agide si è attivata dal settembre 2019 con un gruppo di lavoro nel quale sono stati coinvolti eh, tutti i gestori di eh, tutti i gestori PEC, eh, Assocertificatori e UNINFO. Ha prodotto ed è disponibile un documento pubblico sul sito del di Agide che sintetizza le regole tecniche che saranno adottate da tutti i eh, futuri provider eh, REM italiani questa garanzia dell'interoperabilità ok grazie grazie Claudio io ti, ti ringrazio per l'intervento e direi eh, di, di passare la parola eh, diciamo al dottor eh, Genghini che eh, ci, porta, eh, ci porterà un attimo nello, nello scenario europeo e, e, e diciamo darà anche qualche riferimento a come eh, diciamo come si colloca l'Italia in questo scenario prego Riccardo grazie Francesco ehm... Io ehm, sono stato presentato come legale, eh, però penso di essere stato invitato qui eh, in quanto presiedo quel processo di standardizzazione a cui si faceva riferimento prima eh, in materia di eh, strumenti tecnici per i servizi di fiducia previsti dal regolamento EIDAS inoltre sono stato coinvolto sia nell'attività di legislazione del regolamento e sia attualmente nella revisione del regolamento stesso con l'introduzione di, secondo le proposte fatte dalla Commissione di un ehm, nuovo modello okay. di identità digitale io eh, mi soffermerei nel mio, il mio intervento su due aspetti il primo è che eh, il modello di identità eh, digitale che eh, la proposta di modifica del regolamento eh, disegna, eh, nella sua parte strutturale non tecnica, eh, corrisponde al modello economico e giuridico che c'è in Italia, cioè la compartecipazione di aziende private. E soggetti pubblici nella gestione dell'identificazione dell e dell'identità digitale. Quindi è una cosa che va guardata con estrema attenzione in Italia, eh, paese nel quale eh, concorrono operatori eh, pubblici con la carta di identità elettronica e operatori privati che sono gestori dell'identità SPID. Ed è un modello che l'Europa vuole cercare di eh, mutuare. Per superare i limiti che il modello di identità digitale previsto dalla sezione 2 del regolamento EIDAS ha dimostrato di avere, e cioè la grande difficoltà di integrare schemi di identità nazionale che operano secondo logiche e con tecnologie completamente diverse. C'è una grossa opportunità, quindi, per, per l'Italia, soprattutto se farà eh, sentire la propria voce, e qui devo con disappunto segnalare che noi in questo momento sono sostituito in nezzi dal vicepresidente eh, stiamo dibattendo il nostro studio sulla, sulle tecniche di identificazione digitale e per esempio il governo italiano è assente e il suo voto invece sarebbe determinante per il successo del lavoro che noi abbiamo fatto. Quindi da questo punto di vista eh, diciamo il mio intervento è un invito a una maggiore attenzione perché eh, per dirla in modo politicamente scorretto, gran parte del regolamento IDAS, eh, forse non a caso, eh, europeizza l'esperienza italiana. Ma fino adesso, per una serie di motivi che eh, a causa delle ristrettezze del tempo non possiamo eh, analizzare, ehm, per una serie di motivi l'Italia e le aziende italiane e il governo italiano su questa opportunità eh, sembrano riuscire a, a, a capitalizzare. L'altro aspetto che volevo segnalare è che ehm, le soluzioni tecniche che si leggono nel, nel progetto di revisione del, del regolamento EIDAS con, per quanto concerne l'identità digitale eh, sono evidentemente delle soluzioni come dire, che presentano degli aspetti problematici, ma anche lì vedo, vedo più opportunità che rischi, nel senso che eh, non è raro che il legislatore, quando si va a impelagare in questioni tecniche, prenda delle decisioni, eh, come dire, mh, discutibili, però siamo ancora nella fase della proposta e secondo me eh, se c'è impegno da parte degli operatori dell'identità digitale italiana e del Dipartimento dell'Innovazione, eh, secondo me abbiamo tutta l'autorevolezza e tutta la credibilità per indirizzare eh, le cose nella direzione giusta. Quello che mh, è la decisione politica che è stata annunciata ai più alti livelli dell'Unione Europea e che comunque l'identità deve essere un qualcosa che è nelle mani del cittadino e non dello Stato, come si conviene in ogni sistema eh, giuridico che eh, tutela i diritti civili e le libertà individuali. Quindi il tema del wallet, del token, eh, eccetera, che si legge nel regolamento e persino il richiamo alla blockchain, sono eh, temi che sottolineano l'importanza che il cittadino sia il vero titolare dell'identità e che non diventi... Un po' come ai tempi dell'Unione Sovietica, il passaporto che ti veniva dato e ritirato a secondo se ti comportavi bene o ti comportavi male, che è un tema nel mondo digitale estremamente delicato perché una persona che non abbia un'identità digitale non è un cittadino. Quindi, come dire, in, in un sistema di identificazione digitale eh, è facile silenziare per sempre eh, chi non ottempera. E questo sia per buoni sia per cattivi motivi. Grazie. Grazie, Riccardo, perché sei stato oltretutto anche molto conciso e molto chiaro. E il messaggio è arrivato forte e chiaro, sai, ne abbiamo parlato ma. Eh, riprenderemo anche spero ancora in qualche altro punto del convegno bene io cederei eh, la parola a Danilo a Danilo Cattaneo di Infocert per, per il suo intervento eh, diciamo il punto di vista eh, diciamo, di una eh, qui sono rappresentate due delle aziende eh, più grandi che coprono questo settore di mercato eh, peraltro sono aziende eh, entrambi tra quelle che eh, diciamo hanno anche una presenza eh, diciamo, all'interno dell'Unione Europea prega prego Danilo Grazie Francesco, buongiorno a tutti. E ho seguito con molta attenzione l'intervento di Petrucci che ci ha raccontato in dettaglio come sta evolvendo la normativa riguardo il domicilio fiscale. Noi come operatore possiamo testimoniare che soprattutto nell'ultimo anno, negli ultimi 18 mesi, c'è stata una significativa spinta all'innovazione. Alcuni di questi strumenti, in particolare la PEC che è nata come sapete molti anni fa, si sono diffusi per spinta normativa. C'è stata un'obbligatorietà della PEC per tutte le piccole imprese e c'è stata anche una spinta, purtroppo a macchia di leopardo all'inizio, sulle pubbliche amministrazioni affinché si facesse un uso della PEC. Ma all'inizio non se ne comprendeva il motivo, in alcuni casi il valore generato e quindi l'utilizzo era basso. Negli anni ovviamente si sono distinti alcune grosse aziende eh, private, alcune grandi pubbliche amministrazioni per l'uso sempre massivo e abbiamo sentito che i numeri, si parla ormai di miliardi di messaggi all'anno, quindi i numeri sono senza dubbio una storia di successo. Che cosa è successo? In parte per la pandemia e in parte perché molte aziende hanno avuto una maggiore eh, competenza su questi strumenti, una maggiore capacità di discernere il valore, c'è stata una grossa spinta a trasformare in digitale veramente processi. Cioè, Una volta che tutte le aziende, tutte le società hanno un indirizzo PEC, e ovviamente è molto più comodo mandare una comunicazione, una notifica a valore via PEC, anziché via posta cartacea raccomandata. Parliamo di tempo, parliamo di soldi, parliamo di impatto sul green. Chiaramente una raccomandata richiede un portalettere, quindi genera traffico, genera eh, inquinamento. Quindi una serie di impatti, senza dubbio, che negli ultimi 50 anni con il passaggio al digitale si possono migliorare. Non tutto viene però... Uh, diciamo senza uh, costi nascosti. Che voglio dire? Abbiamo notato che al crescere della trasformazione digitale, in alcuni casi fatta anche di fretta, sappiamo tutti che a marzo dell'anno scorso, a marzo 2020, si è passati da circa uh, mezzo milione di lavoratori smart working a circa 7 milioni di lavoratori smart working. C'è un noto studio che dice che. Il numero di lavoratori di smart working cresceva di circa 20.000 lavoratori all'anno, quindi per arrivare al numero in cui si è arrivati all'estate dell'anno scorso ci sarebbero voluti 300 anni. Quindi trasformazione fatta di gran fretta, abbiamo visto anche con le utenze speed, si è passati da circa 5 milioni a circa 20 milioni nel giro eh, di pochi mesi. Perché dico non tutto viene gratis? Perché ci sono due cose da tenere conto e da qui la necessità di immettere sempre competenze, sempre valore e soprattutto sempre innovazione. La prima se ne è parlato trasformando in digitale processi che prima erano cartacei. Si è aperto il fianco, soprattutto quando non si è fatto con le opportune misure di sicurezza, ad attacchi informatici. Ovviamente i truffatori che prima hanno sempre e comunque fatto furti di identità, fatto frodi, ma magari prima erano specializzati sul cartaceo, visto che molti processi sono trasformati in digitale, si sono buttati a fare cybercrime. E quindi lato nostro di operatori, anche lato norma normative, dobbiamo sempre essere un passo avanti ai più bravi dei cybercriminali per prevenire questo. Il secondo è anche di utilizzo. Eh, la PEC, abbiamo detto, si è diffusa. All'inizio, come una semplice mail, come una semplice mail si è parlato appunto di circa 12 milioni di caselle attive in Italia in questo momento. Come una semplice mail va benissimo per un piccolo studio di professionisti o per una piccola pubblica amministrazione. Ricevere la mail, magari stamparla e con il camminatore che la porta in giro. Ovviamente se parliamo di miliardi di messaggi non è il modo più efficace, sia per costi, ma sia soprattutto per eh, anche lì riservatezza. E... credo che c'è, sembra abbiamo un potenziale rischio. Okay. Allora, le più grandi pubbliche amministrazioni eh, hanno chiesto in particolare della PEC, non più una PEC capace di mandare alcuni messaggi, ma eh, una PEC intelligente, una PEC che sa innanzitutto proteggersi da messaggi eh, truffaldini e sappia con delle regole di intelligenza artificiale discernere quale PEC va mandata solo al dirigente quale PEC va mandata in un'azienda solo all'amministratore delegato perché magari viene da un authority quale PEC va mandata all'ufficio legale e viceversa, quali non è sufficientemente determinata dalle regole per essere gestita in modo automatico a non parlare di sistemi che controllano a seconda del tipo di messaggio, la validità quindi il tempo di scadenza entro cui va gestito ecco, tutte queste evoluzioni sono state fatte ascoltando le esigenze dei grossi clienti e poi messe a disposizione anche dei clienti medi e piccoli, perché poi, una volta sviluppato un software intelligente, un software funzionale, ovviamente il costo marginale per poterlo replicare su molti clienti è relativo. Posso citare un'esperienza: da alcuni mesi ci occupiamo a seguito di una gara CONSIP della PEC per tutte le pubbliche amministrazioni. Ecco, abbiamo visto che nel prendere in carico le esigenze c'erano molte esigenze inespresse eh, e. Appunto, risolte magari con utilizzo manuale di questi strumenti, che in poche settimane o mesi è stato possibile indirizzare collaborando, eh, diciamo, ascoltando con attenzione il cliente e portandogli delle soluzioni, e quindi riuscendo effettivamente a creare valore oltre che sicurezza e fiducia, perché noi alla fine vendiamo fiducia digitale in questi strumenti. È stato molto interessante quello che ha detto Riccardo, anche riguardo dell'evoluzione dell'identità digitale. Settembre dell'anno scorso Ursula von der Leyen ha detto che l'identità digitale deve essere secondo il modello self-sovereign, cioè ogni cittadino è il sovrano e il proprietario dei propri dati dell'identità digitale e quindi tipicamente deve essere in un wallet. Come sappiamo in Italia ci sono due strumenti di identità digitale che come numeri sono di successo, sia il modello SPID che il modello della CIE hanno grossi volumi. In Europa siamo il paese con il numero in valore assoluto più alto di identità digitale. Ovviamente in valore percentuale sulla dimensione del paese siamo dietro a, a stati come eh, la, gli stati scandinavi, ma è comunque un numero interessante. Ecco, anche su quello l'esperienza è stata sicuramente di successo, c'è un'evoluzione sia normativa che di standard, bisogna semplicemente investire nella giusta direzione, anche lì come fatto finora con un partenariato pubblico privato che sia in grado di investire, che sia in grado di disegnare le migliori storie di successo in Italia e in Europa. E far convergere le attuali identità digitali italiane, sia quelle eh, dei vari sistemi, ma anche quelle del sistema bancario, che se vogliamo sono il complemento ai circa 30 milioni di identità pubbliche gestite, verso il nuovo modello con eh, strumenti che tutto sommato sono già disponibili. Noi abbiamo avuto delle esperienze sia in America che in Europa sulla self-sovereign identity. Veniamo citato come l'unico caso non americano. Eh, di SSI eh, diciamo citata dai principali analisti semplicemente perché abbiamo seguito alcuni nostri grossi clienti che sono realtà italiane ma che operano in molti paesi sulle loro esigenze verso altri paesi quindi insieme a loro abbiamo fatto innovazione insieme a loro abbiamo messo a punto un modello che per nostra fortuna è in linea con quello che richiede l'Europa e siamo ben contenti tra l'altro questo modello l'abbiamo messo a disposizione in una fondazione quindi è di fatto un open source questo software che abbiamo dato siamo ben contenti di collaborare con le PA, con Agide, che è il nostro interregolatore, per aiutare l'evoluzione, soprattutto dell'Italia, ma in ultima battuta anche delle imprese italiane, dei cittadini italiani, all'utilizzo di questi strumenti digitali. Francesco, ultimo caso che voglio citare, visto che siamo al forum PA. Anche il COVID ha dato una mano all'innovazione. Con soddisfazione che dico che con un progetto nato a novembre dell'anno scorso, a luglio ci sarà una prima grande pubblica amministrazione che, con un lavoro di nuovo di sei mesi, siamo partiti di fatto a gennaio a sviluppare. Avrà uno, uno sportello virtuale della pubblica amministrazione, quindi sostanzialmente la stessa evoluzione che c'è stata per le banche con il web banking consentirà alle PA di ricevere cittadini, averne la certezza dell'identità, sia che questi abbiano già un'identità digitale o non l'abbiano, concordare eventualmente eh, delle transazioni, delle cose e fargliele firmare, tutto in modalità assessita, quindi non con. Stringendo i cittadini a fare file, code, traffico, ma anche abilitando realmente lo smart working nella PA, a luglio partirà questa prima grande PA e siamo convinti che potrebbe essere un'esperienza molto significativa e disruptive, potrebbe anche alla PA italiana fare un bel salto avanti sulla nos sul nostro costo della burocrazia, sulla sulla concezione che hanno di noi eh, dall'Europa, e sapete che l'Indice DESI non ci vede proprio benissimo e tra i migliori. Ti ringrazio, sono a disposizione per qualsiasi domanda. Ok, grazie Danilo per questo tuo intervento mo molto chiaro. Io a questo punto passerei la parola ad Andrea Sassetti eh, di Aruba, eh, al quale chiedo diciamo, di eh, tracciare il suo intervento dal punto di vista diciamo, dell'esperienza della, de della sua azienda. Prego, Andrea. Grazie Francesco e buongiorno a tutti. Sì, prima di arrivare al mercato europeo mi riferirei inizialmente al mercato italiano come, eh, dove come detto in precedenza in un caso di successo è rappresentato dalla, dalla posta certificata, un caso che grazie alla collaborazione pubblico-privato, all'impegno dell'agide e di tutti i gestori è riuscito negli anni a diffondere un sistema che oggi possiamo definire unico nel panorama europeo. In Europa infatti non esiste un sistema di delivery. Che possa vantare la diffusione che la PEC ha in Italia oggi, neanche sommando tutti i sistemi di delivery di tutti i paesi europei. Eh, oggi contiamo oltre 12 milioni di caselle PEC attive e la sfida che ci aggiungiamo ad affrontare è far sì che questo caso vincente possa essere portato in Europa, anzi, aumentando la diffusione, mantenendo. E direi aumentando la diffusione eh, dei sistemi di recapito qualificato a tutto vantaggio degli utilizzatori che potranno fruire dei benefici e del valore che questa soluzione offre. Come ricordava eh, prima Claudio Petrucci, l'obiettivo che l'Italia ha colto, e grazie al lavoro di Agi e dei gestori che hanno contribuito attivamente, è stato proprio quello di individuare uno standard tecnologico che potesse far evolvere la PEC nel recapito qualificato garantendo al contempo l'interoperabilità tra tutti i gestori europei che vorranno utilizzare questo standard. L'elemento determinante frutto del tavolo di lavoro è stato proprio quello di affidarsi a uno standard per definire le regole tecniche del sistema di recapito qualificato e che potesse garantire quindi sicurezza, semplicità d'uso e interoperabilità nelle comunicazioni fra i cittadini. Enti e imprese di tutti gli Stati eh, membri dell'Unione Europea. In un tweet potremmo dire che la diffusione in Italia della PEC e l'adozione dello standard, come definito nel tavolo coordinato da AGIT, di fatto rappresentano l'elemento chiave, l'elemento trainante per la diffusione del recapito qualificato in Europa. Ma le potenzialità del mercato europeo non si fermano solamente alla diffusione del, della PEC ma riguardano anche tutto il mondo delle firme elettroniche, in particolar modo delle firme qualificate e dei sigilli qualificati. In Italia la firma eh, qualificata, quella che comunemente chiamiamo firma digitale, è molto diffusa storicamente mediante l'utilizzo di smart card, ma negli ultimi anni sempre più tramite l'utilizzo della firma remota. Basti pensare che nel 2020 erano attivi oltre 25 milioni di certificati di firma qualificata, possiamo dire che più di un italiano su tre possiede una firma qualificata e sempre e direi solo nel 2020 sono state apposte oltre 2 miliardi di firme remote, quindi stiamo parlando di 64 firme al secondo. Questo per dare un'idea della dimensione e della diffusione dell'utilizzo che questi strumenti, i eh, trans-services, hanno nella vita quotidiana dei, degli utilizzatori. E proprio sulla diffusione della firma remota l'Italia ha avuto un ruolo in, di precursore tra i paesi della comunità europea, dove storicamente altri paesi erano più restii all'utilizzo di questa tipologia di firma. Il, in una recentissima intervista il ministro Colau ha affermato che grazie ai fondi del PNRR il governo sta lavorando ad un piano di implementazione digitale della pubblica amministrazione, che avrà tra gli obiettivi garantire una piena identità e un domicilio digitale a circa... 50 milioni di italiani, attivare la piena interoperabilità delle banche dati e della pubblica amministrazione e offrire servizi abilitanti ai cittadini. Ecco, per il raggiungimento di questi tre obiettivi, i trust svolgono un ruolo importante di tecnologia abilitante per l'erogazione dei servizi che cittadini e imprese andranno a fruire online. E c'è da dire che l'identità digitale, il domicilio digitale e in generale i trust se non sono... Non devono essere visti soltanto come tecnologia abilitante, il mercato si sta trasformando e eh, chiedendo sempre più servizi e soluzioni di alto livello che possano offrire servizi chiavi in mano, pronti da essere utilizzati direttamente da cittadini e professionisti per le esigenze quotidiane, a testimonianza proprio dei benefici e dei vantaggi e, che, e del valore che questi servizi sono in grado di garantire. Tornando al PNRR e al contributo che eh, questo può dare all'economia. Il piano nazionale di ripresa e resilienza eh, dice chiaramente che la digitalizzazione e l'innovazione dei processi e dei servizi rappresentano un fattore determinante nella trasformazione del Paese. Quindi, trasformazione digitale della pubblica amministrazione che vada a insistere sulle infrastrutture cloud, quindi il tema del cloud first, l'interoperabilità dei dati secondo il principio del once only, gli investimenti mirati a migliorare i servizi eh, digitali offerti ai cittadini. La diffusione dell'identità dell digitale e del domicilio digitale, e, come citavo prima, mh, si punta a, a garantire la, diciamo, la disponibilità, o l'attivazione di questi servizi a, oltre a circa 50 milioni di, eh, di cittadini. E il tema non ultimo della transizione ecologica, rappresentano il faro guida, la direzione verso la quale saranno mirati gli investimenti del governo e degli operatori che erogheranno i servizi necessari alla realizzazione di questi obiettivi. E per il raggiungimento di questi obiettivi, i trust services hanno un ruolo importante, fornendo, come detto, la tecnologia abilitante, garantendo anche semplificazione, risparmio economico e rispetto dell'ambiente. A proposito del risparmio economico e del rispetto dell'ambiente, lo scorso anno abbiamo condotto insieme ad InfoCert e Telecom Trust Technologies uno studio realizzato con gli analisti di IDC sui benefici misurati nel solo utilizzo della PEC. Da questo studio è emerso come l'utilizzo della posta certificata abbia comportato un risparmio in termini di riduzione della mobilità frizionale, ossia degli spostamenti per la frizione del servizio postale, che è stato misurato e eh, stimato al 2022 pari a oltre 390 milioni di chilometri, stiamo parlando di 2,6 volte la distanza fra la Terra e il Sole, e il conseguente abbattimento dell'impronta carbonica, quindi delle emissioni di CO2 derivanti proprio da questi spostamenti. Che eh, sono stati stimati in oltre 120.000 tonnellate di CO2 risparmiata. Con questo risparmio potremmo riscaldare per 145 settimane tutte le scuole dell'area metropolitana milanese. Oltre all'eliminazione dei tempi di attesa presso gli uffici postali e alla liberazione degli spazi di archivio per la conservazione dei documenti cartacei. Che in questo caso si stima possano eh, superare il 1.670.000 metri quadri, 235 campi di calcio. Quindi vediamo che tutto questo si traduce naturalmente in risparmi economici che la ricerca ha quantificato nel periodo 2008-2019 in 2 miliardi di euro, cifra destinata a crescere fino a 4 miliardi nel 2022, oltre a garantire un impatto ambientale eh, direi prossimo allo zero. Tutti i benefici misurati dalla sola posta certificata in Italia, se considerati eh, per tutti i servizi fiduciari ed estesi a tutti i paesi della comunità europea, lasciano intendere le potenzialità per i gestori nell'erogare i trust services non solo nel proprio paese, ma in tutta Europa. Quindi i, i trust service provider, quindi i gestori dei servizi fiduciari... Sono un attore importante nel processo di digitalizzazione del Paese e su cui il Governo, come già fatto in passato, può contare per cogliere gli importanti obiettivi che l'Europa ci pone e che rappresentano il punto di svolta per il futuro del Paese. Grazie grazie eh, diciamo Andrea ti ringrazio anche perché sei stato molto conciso adesso in questa seconda parte eh, eh, diciamo eh, io vorrei fare un rapido giro con alcune domande e eh, ne è arrivata un, anche una eh, diciamo dal pubblico mi dicono eh, dalla regia che butto subito eh, eh, sul tavolo allora comincerei con con lo stesso giro insomma Claudio scusa ti ho tagliato ma era il primo intervento non potevo andare però no, non non vedevo il, non vedevo eh, il cronometro. Okay. Ti, ti faccio recuperare con, con una domanda eh, eh, diciamo ho due, due aspetti allora intanto se eh, brevemente eh, eh, ci fai capire le differenze che esistono tra eh, diciamo eh, la nuova eh, diciamo eh, PEC Conforme Aidas mi piace chiamarla in questo modo no? Del, del di tutto il lavoro che hai condotto col gruppo di lavoro con, mm -hmm. con i gestori e, e diciamo tra tra i due sistemi e diciamo dal pubblico mi arriva una domanda che poi magari eh, riprenderemo anche nelle, nelle successive domande cioè e eh, che è proprio un po' l'essenza no cioè fondamentalmente eh, se eh, un qualunque servizio di ricambio certificato a livello europeo può essere usato in Italia ovviamente sì ma il tema è l'interoperabilità quindi eh, eh, abbia, il lavoro fatto dall'Italia sia nel eh, contribuire alla standardizzazione in sede eh, diciamo eh, Europea, sia in questo lavoro che tu uh, hai illustrato uh, di queste specifiche tecniche, vanno non solo nel, nella direzione di, di, diciamo, di far diventare secondo standard, ma prima ancora di aver fornito uno standard di interoperabilità. Eh, diciamo a livello europeo, perché così come il regolamento EDAS, per i servizi di ricambio certificato qualificato non garantisce affatto l'interoperabilità. Claudio, scusa, è stato un po' lungo, ma se puoi riassumerci i, i, diciamo un po' eh, le differenze. Grazie. Allora eh, ci provo, eh, diciamo che eh, ho premesso prima nel, nell'intervento che la scelta fatta dall'Italia è quella di garantire la miglior prossimità fra ciò che esiste oggi e ciò che dovrà esistere in futuro. Ciò non toglie però che evidentemente delle differenze, eh, delle differenze ci sono. Allora mi viene da rendere evidente eh, tre aspetti che sono secondo me particolarmente eh, sono distinti. E qualificanti della Rem rispetto alla PEC. Okay? Allora, eh, non ho avuto grande difficoltà nell'individuarli, poiché stanno proprio nel regolamento Eidas, ancorché appunto abbia riservato solo un, un paio di articoli, peraltro pure piuttosto, piuttosto concentrati in termini di esposizione. Il regolamento Eidas, l'articolo 44, di fatto richiede come requisiti funzionali il fatto di avere un'identificazione degli utenti certa e quindi evoca il concetto di identificazione forte che noi eh, pratichiamo qui in Italia e quindi il modello il devisu o, o lo standard prevede anche delle alternative ma che garantiscano lo stesso livello di sicurezza e di affidabilità conseguentemente all'identificazione certa lo standard e eh, il regolamento eidas richiede un'autenticazione anch'essa eh, realizzata con strumenti che garantiscano un livello di assurance eh, di tipo substantial. Quindi si sta parlando di avere le migliori garanzie possibili che un utente che si presenta per fruire il servizio sia poi esattamente uno di quelli già precedentemente identificati. Il terzo aspetto, prima che finisca il tempo, è che nella PEC si. Utilizza il concetto di riferimento temporale per segnare il tempo associato agli eventi della, del, della PEC. Il regolamento Eidas, secondo me, correttamente, alza il livello facendo riferimento, anzi chiedendo l'utilizzo eh, di una marca temporale, che anch'essa peraltro è un servizio fiduciario. Quindi diciamo che sono tre elementi, eh, a mio modo di vedere, molto, molto qualificanti e molto significativi, che peraltro aiuteranno a risolvere pure tutta una gamma di problemi che possono sorgere. Esatto. Grazie. Grazie Claudio. Ho risforato però. No, no, grazie, va, va benissimo. Allora, io adesso chiederei, eh, diciamo, seguendo l'ordine, a Riccardo Genghini che, diciamo, sono molto schietta e gli chiedo di essere schietta, quali suggerimenti tu daresti, eh, diciamo, eh, al sistema, al sistema eh, Italia, no? voglio dire, per eh, far crescere questo mercato con eh, le peculiari, diciamo, caratteristiche che ha, insomma, di qualità eh, e di sicurezza? Prego, Riccardo. Grazie, Francesco. Eh, domanda facile, facile, vero? Poi <ride> è anche una domanda, alla quale rispondendo con il candore che mi chiedi, ti fai un sacco di amici, quindi perfetto. Ma io ci sto. <ride> allora, eh, la premessa della mia risposta è che, eh, come chi si occupa economia di economia sa, noi siamo un paese che ha un sacco di eh, aziende splendide e alcune di queste hanno anche delle quote di mercato mondiale impressionanti, tipo 70-80% del mercato mondiale, però capita anche che queste aziende magari non fatturino più di 30 o di 50 milioni. Quindi siamo dei giganti nani in senso, in senso economico, non abbiamo nulla di equivalente alla Siemens, alla Thales e altri eh, mega colossi che si trovano in Francia. O, o in Germania eh, e quindi bisogna tenere presente questo aspetto. Che cosa succede nel campo dei servizi di fiducia? Eh, succede che ehm, per una serie di ragioni che probabilmente è stato oggetto di analisi e discussioni in tante eh, precedenti edizioni di questo forum e che quindi non voglio ripetere, però la, lo stato delle cose oggi e che non vi è alcun dubbio che fra le eh, prime 50 aziende europee nel campo dei servizi di fiducia e aggiungo dell'identificazione digitale, probabilmente l'80% delle aziende più considerate, più stimate eh, che ci sono in Europa sono aziende italiane. Alcune di queste hanno anche delle ragguardevoli dimensioni, in parte sono qui rappresentate in questa tavola rotonda, in parte sono comunque delle aziende abbastanza piccole, ma che hanno dei ruoli di assoluta leadership nella produzione di software o anche di hardware eh, strumentali alla all erogazione dei servizi di fiducia. Per cui ehm, io avrei sostanzialmente due. Eh, suggerimenti che peraltro non faccio per la prima volta qui e eh, che ho cercato di fare in tutte le sedi che ho potuto diciamo raggiungere. Il primo suggerimento è che se guardiamo al mercato europeo e qui permettetemi invece in modo politicamente corretto di non fare nomi, i paesi che più insistono sull'utilizzo eh, sull di regole nazionali sono i paesi che hanno il mercato più anemico, se non addirittura inesistente, nell'ambito dei servizi di fiducia. Quindi eh, noi proprio dall'esperienza europea ricaviamo un, un chiaro segnale, più si utilizzano le norme eh, legali e tecniche europee, più effettivamente il, il mercato funziona. Questo eh, dovrebbe portare noi in Italia, che abbiamo una difficilissima dicotomia fra eh, CAD e IDAS a fare una scelta coraggiosa e cioè a, a abbandonare il CAD come norma di riferimento per i privati che farebbero riferimento al regolamento e IDAS, mentre invece il CAD ha una funzione estremamente importante, come anche ribadito dal Consiglio di Stato in una serie di pareri, nello strutturare il funzionamento della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato, nei suoi pareri, si è spinto a ventilare, non a dire proprio in modo esplicito, ma diciamo le parole che usa il Consiglio di Stato sono indicative della possibilità che il mancato utilizzo del protocollo informatico, il mancato utilizzo dei sistemi di conservazione eh, previsti dal CAD, possano diventare vizi dell'atto amministrativo. Sarebbe una, no una novità rivoluzionaria perché in generale il diritto amministrativo ha sempre cercato di salvare la validità dell'atto amministrativo dalle invalidità formali. Ma ripeto, quello che ho visto scrivere il Consiglio di Stato a margine eh, delle linee guida è un monito molto forte per le pubbliche amministrazioni. Guai a voi se non. Riccardo, Riccardo, scusami, è piacevole ma purtroppo devo gestire i tempi. Ma okay. ad Agid cosa chiederesti? Ad Telegrafico. Di, di lavorare nel senso di utilizzare più EIDAS e meno CAD, anzi solo EIDAS per i privati e, e CAD per la pubblica amministrazione, al governo chiederei di supportare le aziende eh, italiane partendo da questo stato di cose, cioè noi in Italia utilizziamo al 99% le norme europee, di utilizzare questo stato di cose per diventare il paese leader nel settore della diffusione dei servizi di fiducia. Grazie Riccardo, grazie. Io farei una domanda, una domanda per Danilo Cattaneo. Prima nel tuo intervento ci hai fatto capire che, diciamo, nell'affrontare no, molti temi di integrazione eh, richieste dai clienti, eh, diciamo sviluppate soluzioni innovative. Ecco, come affrontate in generale il tema della ricerca? È solo indotto o, o la fate anche prima? Perché solo indotto, forse un po' pochino, scusa, ti devo provocare, poi va eh. bene anche quello. Abbiamo due modi di innovare. Innanzitutto siamo convinti che l'innovazione è l'unico modo per crescere e per nostra fortuna stiamo crescendo tanto ogni anno, dieci anni di fila. E quali sono i due modi? Il primo è partecipare a alcuni progetti, soprattutto europei, ma alcuni anche a livello di fondi italiani di ricerca e innovazione. Tipicamente partecipiamo in consorsi con 3-4 università di stati stranieri. Non partecipiamo a tutti i progetti disponibili, partecipiamo solo a quelli che sono in linea con le cose che noi vogliamo realizzare. Il secondo è assolutamente quello che tu hai chiamato integrazione, perché le idee arrivano molto spesso dai clienti, i clienti con cui c'è un rapporto di fiducia, all'inizio di nuovo usano gli strumenti di Digital Trust perché lo dice il CAD, perché è obbligatorio, perché lo devono fare. E poi sta a noi riuscire a aiutarli a estrarne valore. Eh, per dare un'idea, noi lavoriamo con 70 gruppi bancari in 20 paesi. Abbiamo iniziato ovviamente in Italia, con le banche in Italia. E molte di queste banche poi ci hanno chiesto, facendo parte di gruppi internazionali, ma lo puoi fare pure in Portogallo, lo puoi fare pure in Francia, lo puoi fare pure in Olanda. Perché? Perché generava valore. Come ha detto Riccardo, sfruttando strutt strumenti assolutamente standard europei, ci è costato poco adeguarci alle normative nazionali di altri paesi, in alcuni casi solo a livello protezionistico. In, in un caso siamo dovuti arrivare a Bruxelles per far dire all'equivalente di Aged di un paese eh, che stavano cercando di mettere protezionismo inutile. E questo tipo di circuito ci consente di portare le esperienze migliori all'estero verso i nostri clienti in Italia. E questo è il modo di fare innovazione che a noi piace di più. Sicuramente la ricerca porta una serie di semilavorati importanti, ma è solo ascoltando i clienti che si possono indirizzare questi semilavorati a risolvere problemi. Ha citato Riccardo il protocollo, ma banalmente per le PA. Il protocollo, integrato con la PEC, integrato con i sistemi di workflow interno, è il motore dell'efficienza, ovvero la differenza tra una PA lenta su tutto e che non è neanche la misura di quanto è lenta, rispetto a una PA che ha tutti gli indicatori chiari e riesce a capire se e quando ha problemi. Ecco, quindi io dico che ascoltare i clienti e stabilire un rapporto di fiducia con i clienti, consente di aiutarsi reciprocamente. Noi cerchiamo di risolvere i loro problemi, ma loro ci consentono di migliorare. Siamo passati da 100 persone a 400 in Italia e 100 all'estero, grazie ai clienti, non grazie diciamo, a disegni di pura ricerca. E continueremo così. Ok, grazie, grazie Danilo. Allora, a questo punto una, una domanda anche per, per Andrea Sassetti, no? E eh, diciamo, l'adozione dei servizi digitali ri richiede semplicità, eh, non può essere complicato e quindi semplicità è una forte attenzione alla user eh, experience. Come eh, un'azienda come Aruba con, come coniuga questi aspetti con eh, la sicurezza, eh, diciamo, eh, che è implicita eh, in questi servizi, no? devono dar fiducia, quindi la sicurezza è diciamo, l'elemento fondamentale, no? e, e cosa eh, hai, hai in mente di fare per il futuro per eh, diciamo, migliorare eh, la user experience degli utenti, sempre salvaguardando eh, questi aspetti di sicurezza? Prego, Andrea. Bella domanda, grazie Francesco. Facile facile, Io lo so ragazzi. Due esatto. eh... <ride> minuti. Vai. Un distillato. Allora, beh, sul tema abbiamo parlato di fiducia dei servizi trust, di sicurezza e semplicità. Queste sono fondamentalmente le tre parole chiave della digitale, di qualsiasi processo di digital transformation. In particolare la sicurezza eh, e l'aderenza alle regole tecniche. Noi sappiamo che i trust services, i servizi fiduciari devono rispettare determinati... Regole, regole tecniche, la normativa di riferimento e non vuol dire quindi la sicurezza necessariamente un peggioramento della user experience, anzi direi che una user experience che possa facilitare l'utilizzo del servizio da parte dell'utente non fa altro che aumentare la sicurezza nella funzione del servizio stesso. E Aruba nella progettazione dei servizi e delle soluzioni che eroga ha sempre curato due aspetti che riteniamo fondamentali. E nel momento in cui il nostro, un nostro cliente affronta il tema della digital transformation, che sono quindi user experience, che come dicevo poc'anzi possa favorire l'adozione di questi strumenti e tecnologia da parte degli utenti e, e come spesso capita sono resti o possono essere resti al cambiamento. E non ultimo, la semplicità di integrazione, quindi un occhio anche al system integrator, che eh, anche per questioni di sicurezza... Eh, le, mh, possa integrare facilmente nei processi già in uso il, i servizi trust quindi, e, e quindi interfacce applicative semplici e direi sicure da, eh, da utilizzare. È un, eh, abbiamo sempre curato questi aspetti. Quindi API semplici e veloci da integrare, un'adeguata user experience garantiscono per i nostri clienti una transizione al digitale tanto semplice quanto veloce. Potrei citare che abbiamo l'anno scorso brevettato due soluzioni di strong authentication, tu dicevi per il futuro, sì, per il futuro noi andremo a proporre sul mercato due soluzioni di strong authentication che abbiamo brevettato proprio in ottica di sicurezza e quindi soddisfacimento ad esempio dei requisiti della PSD2 e eh, user experience estremamente semplice nel, nel poter essere erogata e quindi fruita dall'utilizzatore Ok, grazie, grazie Andrea. E a questo punto ci rimangono eh, diciamo un paio di minuti, eh, io spenderei con due proprio telegrafiche domande, non, non le lascio sul campo, eh, diciamo una Riccardo proprio telegrafico, cioè... Eh, nell'ambito dell'Europa, cioè una delle preoccupazioni che a volte eh, diciamo, tocca un po' tutti, è no? il fatto che eh, ci sia omogeneità eh, nei, nei vari livelli diciamo, di controlli nei vari paesi. Ecco, Come questo tema eh, si, si affronterà eh, in futuro, è un tema dibattuto, perché abbiamo parlato insomma, anche della posizione degli italiani ottima in Europa, però è evidente che eh, se vi sono paesi in cui eh, le, le regole sono applicate in maniera meno stringente, nella catena ci sono delle debolezze e eh, il sistema eh, bellissimo insomma definito dal regolamento e adesso insomma non funziona vai, vai riccardo molto telegraficamente esiste un'associazione delle autorità di supervisione che cerca eh, di allineare le proprie prassi e, e questa è una strada virtuosa che viene già perseguita e che va sempre perseguita con uh, maggiore energia, ed è il modello che viene utilizzato anche dall'industria bancaria, aeronautica, eh, quindi è un modello collaudato e chiaramente essendo giovane il mondo dei servizi di fiducia, questa collaborazione deve, eh, deve ulteriormente approfondirsi, migliorarsi, però c'è. L'altro aspetto invece è quello degli standard di audit, quelli sono unici in tutta Europa, e eh, bisogna avere chiaro che un auditor eh, cieco, non nel senso di non vedente, ma di proveniente dalla Repubblica cieca, eh, eh, può fare l'audit a un'azienda italiana. Quindi da questo punto di vista il mercato unico eh, in un certo senso risolve il problema, cioè eh, esiste comunque un'associazione degli auditor che si occupano di temi dell'audit del, del, dell della sicurezza informatica e anche questi... Eh, fanno un continuo lavoro di allineamento delle rispettive prassi. Tutto questo però ovviamente non, non porterà mai a un'assoluta identità e, e anche questa mancanza di assoluta identità va vista come un valore, cioè continuamente dalle esperienze buone e cattive degli altri si impara e si migliora. Ok, io ti ringrazio Riccardo, a questo punto diciamo, eh, diciamo ringrazio tutti i relatori, abbiamo affrontato... Eh, ci sono, no? sì. eh, diciamo, abbiamo informato sul domicilio digitale eh, sono stati illustrati dei numeri che fanno del nostro paese diciamo, un leader in abbiamo informato sul domicilio digitale abbiamo risposto a questa cosa, abbiamo diciamo provocazioni tra virgolette che eh, cercheremo come agid di raccogliere e di portare anche sul tavolo della politica ovviamente invito sempre tutti a lavorare anche eh, in questa direzione eh, ringrazio eh, diciamo il pubblico che ci ha che ci ha ascoltato siamo ovviamente diciamo a disposizione oltre questo questo spazio per eventuali eh, approfondimenti eh, o domande grazie a tutti e, e buona giornata